sportivo.com. Siamo con il mister Roberto Ferraro, al quale chiediamo un commento della partita. Buonasera. Il commento della partita: è stata una partita molto, molto complicata, un po' perché questi ragazzini terribili erano bravissimi sia in difesa, avevano molti colpi d'attacco, un po' perché noi non siamo nella massima forma, diciamo così. E infatti quando abbiamo giocato eliminando un po' gli errori abbiamo dimostrato di essere superiori. Però i ragazzini non hanno mollato per niente e ci hanno dato filo da torcere fino all'ultimo punto. Un primo set un po' calante, poi successivi sempre in crescita. Sempre in crescita, sì. Il primo set un po' di nervosismo, un qualche errore arbitrale di troppo che ha condizionato anche il proseguo del set. Poi con qualche aggiustamento della squadra, con l'ingresso di Mennunni, abbiamo un po' sistemato le cose ed è filato tutto liscio. Alle 17 lo scontro con l'Asen di Bari, una grande partita. Sì, una grande partita. Per la terza volta ci incontriamo con il Bari, probabilmente non sarà nemmeno l'ultima, perché se faremo i play-off non è detto che ci incontreremo di nuovo. Il Bari lo conosciamo bene, ormai ci abbiamo già giocato diverse volte. Per il momento ci è andata sempre bene, speriamo che la stanchezza, forse noi ci siamo stancati un po' di più, non influisca più di tanto. Che vinca il migliore. Benvenuti amici di assisportivo.com, siamo con il mister Vincenzo Fanizza, al quale chiediamo un commento della partita e dei suoi ragazzi. Commento della partita, un po' di rammarico, perché chiaramente perdere non fa mai piacere a nessuno. E dei miei ragazzi, dal mio punto di vista, sono stati fantastici, perché fare quasi buona parte della gara con l'Under 17 in campo, sono molto contento. È chiaro che poi è ovvio che vogliamo vincere tutti, però merito anche la squadra avversaria, perché nei momenti di difficoltà ne è venuta fuori. Ci stavano facendo riprendere a noi al quinto set, però sono stati bravi a chiudere prima la gara. Ecco, addentrandoci nella partita, è stato un primo set di grande spessore e poi un piccolo calo, come l'ha valutato? Sì, e giocare di mattina non è mai comodo per nessuno, non è mai bello, perché poi bisogna essere anche abituati. E nella loro squadra, nel Cerignola, la differenza un po' l'ha fatta Tartaglia nei momenti difficili, perché ovvio ha reso semplici tutte le cose difficili, perché stavano soffrendo un po' ricezione, però lui, da bravo palleggiatore che conosco da tantissimi anni, è quello che secondo me ha fatto la differenza. E Mancini come l'ha valutata la prestazione? E Di Mancini, lui per me è un grande giocatore, è ovvio che purtroppo ricoprendo il ruolo di centrale, se la squadra avversaria non riceve, se la sua squadra non riceve non può fare un granché, però quando ha avuto l'opportunità di attaccare ha messo i palloni a terra. Ancora complimenti.